Ci troviamo a Scuola San Francesco Assisi di Termini Imerese, dove oggi si celebra un festeggiamento, il pensionamento della preside conosciutissima a Termini Imerese, Mariangela Maramaldo. Chiunque di noi la conosce perché la sua bontà, la sua semplicità nei confronti delle persone è stata sempre una cosa unica per tutti. E noi era d'obbligo venirla a trovare, a salutarla e farla salutare soprattutto a tutte le persone che ci vedono. Preside, grazie per averci ospitato innanzitutto e siamo arrivati alla fine, al suo pensionamento. Con quale spirito d'animo si conclude questa sua carriera? Con lo spirito che finisco di fare la preside, ma devo sicuramente iniziare a fare tante altre cose. Certo. In questo momento sono impegnata in un concorso a preside e quindi non mi sono accorta che sto finendo e quindi diciamo questo mi aiuta a non vedere il passaggio e a passare diciamo da un momento in cui sono molto indaffarata sia con la scuola Stenio che con la reggenza di questo circolo. E quindi sicuramente ho tante attività che ho trascurato nel passato e che devo riprendere. Tante persone amiche, famose oggi, presenti per salutarlo. Sì, sì, diciamo che oltre ai miei colleghi che sono venuti numerosi ho invitato anche i miei ex collaboratori. E naturalmente gli attori principali sono i miei professori dello Stenio e una parte, diciamo, lo staff di presidenza del secondo circolo. Oltre ad alcuni amici in particolare, sì. Abbiamo notato la presenza anche di Nunzio Ortolano e altri ragazzi. È stato un mio vicepreside tanto tempo fa a Caccamo, quindi lui è stato invitato non solo come amico ma anche come collaboratore. E adesso? Eh? E adesso cosa si farà? Adesso sicuramente ci dedicheremo ad altre cose, poi c'è la famiglia. Diciamo che mi impegna con i nipoti e tante altre cose che verranno via via. Non ho avuto il tempo di pensarci. Preside, un ricordo di tutta la sua carriera? Un ricordo sicuramente l'essere venuto a Termini, che era il luogo diciamo, dove io ho studiato a conclusione della carriera, è stato molto importante. Perché questi 5 anni passati a Termini sono stati molto fruttuosi e soprattutto questo anno passato alla scuola elementare e materna mi ha permesso di conoscere le persone di Termini, quelle diciamo, che frequentano il secondo circolo di Termini Bassa, di cui fa parte questo pezzo di scuola. Organizzare vita. Essere molti qualche corpo